Ciao a tutti, io sono Giulia e bentornati sul canale. Benvenuti in un nuovo video in collaborazione con la fantastica Fede de Il mio vlog di libri, di cui come al solito trovate il link al canale Instagram e YouTube giù nell'info box. Oggi come video in collaborazione volevamo portarvi i titoli di libri che più ci sono piaciuti nel 2016. Io ho deciso di mettere all'interno del mio video un po' di tutti i formati, nel senso che vi nominerò sia i libri cartacei che il formato ebooks, sia graphic novel / fumetti, che audiolibri, che un manuale, perché sì, leggendo un po' di tutto è giusto anche inserire un po' di tutto. Allora, dal momento che io ho una memoria piccolissima per queste cose, o meglio, perdo il conto, io mi prendo sotto mano questo qua, che è il mio Julia's Reading Journal, dove mi ero fatta questa sottospecie di libreria da completare man mano che finivo i libri. È da settembre che non la compilo più, però vabbè, non importa. Sono stati mesi un po' così, non ho più avuto il tempo di aggiornarla e tutto. Quest'anno mi ero riproposta di leggere 50 libri. Non sono tantissimi, come vedo qui su YouTube, che c'è chi 50 libri li legge in due mesi, ma tenendo in considerazione vari fattori, tra cui il lavoro e altre cose, non volevo essere troppo, ecco bene, non ho raggiunto neanche quei 50 libri, per dirvi. O meglio, mi ero messo 50 libri perché secondo i miei pronostici, per come era partito l'anno, che avevo letto a bomba un sacco di libri, doveva andare alla grande, invece poi è andato più. Allora, da cosa partiamo? Io direi di partire prima di tutto dai fumetti / graphic novel. Anzi, fumetti. Io vi cito due fumetti. Uno che lo vedrete o l'avrete già visto nel video haul di dicembre, e fra l'altro lì sarò vestita allo stesso modo perché avendo questa giornata a disposizione sto registrando un sacco di video a nastro, uno dietro l'altro. È di Lorenza Di Seppio, Il bello e la bestia. Ho acquistato questo fumettino piccino perché io adoro i disegni dell'autrice. Seguo il suo profilo su Facebook, mi fanno ogni volta scompisciare delle risate tutte le sue scenette, le sue vignette, le sue strisce che raccontano la storia di Simple e Madama, un lui e una lei, eccoli qua. E sono eccezionali perché raccontano episodi della vita di tutti i giorni dal punto di vista dell'autrice, e non lo so, mi viene solo da parlare bene di Lorenza perché è bravissima, i suoi disegni sono stupendi, sono molto colorati, sono simpaticissimi e non posso far altro che consigliarvela. Desideravo tanto quest'opera sua in particolare perché è un rifacimento a modo suo della Bella e la Bestia, solo invertendo i ruoli, quindi Il bello e la bestia. Se non la conoscete, folli, correte a conoscerla, vi lascio giù nell'info box il link sia al suo profilo Facebook che al suo profilo Instagram, perché è eccezionale lei. E poi metto la profezia dell'armadillo di Zero Calcare, perché quest'anno mi sono approcciata alle opere, inteso cartacei, libri, insomma, pieni dell'autore di Zero Calcare. Io lui lo seguivo già da prima su vari blog, strisce che pubblicava in giro per in collaborazione con altri siti, lo seguivo sul suo blog, sul suo sito personale, insomma così, però non avevo mai acquistato nessuna sua opera. Ho avuto la fortuna di conoscerlo dal vivo, nel senso che è venuto qui nella mia città a fare la presentazione di Kobane Calling, anticipata da una breve intervista sua e dal firmacopie dopo. E quindi io in quell'occasione, non sapendo comunque nulla di lui dal punto di vista di opera, ho preferito acquistare la sua prima opera perché ho detto, se me la posso anche fare autografare e personalizzare, voglio che sia la sua prima opera. E quindi ho preso La profezia dell'armadillo, che tratta un tema toccante, ma alla maniera di Zero Calcare, quindi in maniera completamente ironica. È una sensibilità particolare quella di Zero Calcare, mi piace tanto tanto. Questo è, io mi ero fatta fare Amico Cinghiale, perché di sì. E è un disegno molto semplice. Non so se vi è mai capitato di vedere
di avere occasione di vedere il film a copie di Zero Calcare. Lui è una persona squisita e molto, estremamente paziente, che non so quanti al posto suo sarebbero così. So che ad ogni sua presentazione ci sono code interminabili e lui, nonostante ciò, spreca quel 5 minuti del suo tempo da dedicare ad ogni persona per sapere che personaggio vuole, a volte li personalizza, ti fa la caricatura a te e tutto quanto. Quella sera lui era stanchissimo da una settimana piena di impegni, era sera tardi, io fatalità il giorno dopo dovevo pure lavorare, anche se era domenica, di mattina presto, e quindi stavo andando via, avevo anche quasi rinunciato al mio firmacopie, se non che lui mi ha detto no, ma piuttosto che va via senza, vieni che ti faccio una cosa stilizzata. Quindi io desideravo amico cinghiale, lui me l'ha disegnato un po' più stilizzato rispetto agli altri, a cui faceva lavori anche più complessi, e me l'ha personalizzato scrivendo ciao giù. Passando adesso invece agli audiolibri, devo dire che si dica degli audiolibri, a me nel mese di ottobre e nel mese di novembre hanno salvato i miei video wrap up, perché grazie a loro ho portato un po' più alto il numero di libri letti, altrimenti i libri cartacei o ebook effettivamente letti erano di uno, gli audiobook ascoltati sono stati 1, 2, 3, 4, no aspetta, sono stati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sicuramente, di Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli. È un libro estremamente toccante, commovente, stupendo, è ancora adesso se ci penso vengono gli occhi lucidi e ti dà da pensare molto. Ve l'ho raccontato un po', se volete sapere un po' la trama di questo libro lo trovate nel wrap up del mese di ottobre, che vi lascio come al solito qui, e niente, vi invito ad andare a... fate ciò che dovete, insomma. Forse per me sarebbe il classico libro che io regalerei a chiunque. Inoltre, in questo video di libri più belli preferiti del 2016 come audiobooks, non posso non citarvi il mio amato, amatissimo Alan Bennett con La sovrana lettrice. Che dire, Alan Bennett per me è una garanzia. Sono poche le sue opere che non mi sono piaciute e La sovrana lettrice è stata spassosa e molto molto interessante. Passando ora alla categoria manuale, tra virgolette, vi metto l'unico manuale che ho acquistato quest'anno e che è stato un autoregalo di compleanno, perché lo desideravo da tantissimo e l'ho già sfogliato, letto e wow, è una cosa da collezione e devo dire che non ha tradito per niente le mie aspettative. Sto parlando di Harry Potter The Artifact Vault, ossia il libro degli oggetti, vabbè. E questo qui, la copertina è uguale anche in italiano, adesso non mi viene il titolo, magari ve lo lascio qua in sovraimpressione se me lo ricordo. E cosa dire, praticamente è tutto il libro degli oggetti di scena che sono stati usati, cioè per dirvi anche le scatole di mangiare della sala grande, tutte le etichette delle birre, delle botti, cioè non lo so, è fantastico, mi è piaciuto tantissimo. E per quanto riguarda invece gli ebook, i libri cartacei li tengo per ultimi. Non posso che citare un libro che mi è piaciuto tantissimo e la cui lettura l'avevo rimandata tanto, non chiedetemi perché, però ho deciso di affrontarla dopo la mia vacanza di quest'estate, ed è di René Die, La moglie del califfo. Un libro che mi è piaciuto tantissimo e di cui non vedo l'ora esca in italiano, qui intanto dietro la discoteca. Tra l'altro, proprio con La moglie del califfo ho iniziato la mia avventura sul canale delle recensioni, cosa che ho abbandonato anche nel giro di breve perché, non lo so, non fanno per me. O meglio, mi piacerebbe girarne di più, però poi un po' non ho avuto tempo, un po'
Boh, non ero sicura e quindi vabbè, vedremo. In caso vi lascio il link anche di questo e sappiatemi dire se vi è piaciuta la mia recensione o meno, in modo da sapermi regolare se ne vale la pena farne altro o no. Poi non posso non citarvi, da buona Potterhead quale sono io, i tre ebook, le tre short stories di Hogwarts, scritte ovviamente da J.K. Rowling, ossia le raccolte di storie che lei pubblicava puntualmente su Pottermore, le hanno raccolte in questi tre brevi ebook chiamati, non mi ricordo più cosa, uno sul potere e la politica ad Hogwarts, l'altro sulle prudenze e le... i passatempi pericolosi, un altro che è la guida non ufficiale, mi pare che fosse ad Hogwarts, insomma guida poco pratica ad Hogwarts, che è il mio preferito fra l'altro dei tre, e mi sono piaciuti tantissimo perché diciamo che è una sorta di approfondimento su delle tematiche, comunque su luoghi, personaggi e oggetti che nei libri per motivi ovviamente di lunghezza editoriale non hanno potuto trovare spazio, quindi non posso che consigliarveli. Fatalità, adesso non so se era vera come cosa oppure se era una cosa che facevano solo quest'estate, io li avevo acquistati perché costavano sui 2,99 euro e Fatalità, parte del ricavato o l'intero ricavato, veniva versato in beneficenza. Infine, un altro audiobook che ho letto nel 2016 che mi è piaciuto molto è stato Firebird, la caccia di Claudia Gray. Libro anche di questo di cui devo ancora recuperare il secondo, però di cui sono curiosissima, anche se a dire il vero non ho sentito grandissime recensioni sul secondo, meglio, tutti dicevano che il primo era stupendo, era partita molto bene come cosa, ma che il secondo si perde un po' in attesa del terzo, quindi sarà come al solito il secondo di ogni trilogia che si rispetti, che lascia un po' a desiderare. Passando adesso ai cartacei, come primo libro io vi cito Il Circo della Notte di Erin Morgenstern. Lo adoro perché fin da piccolo ho sempre adorato l'ambiente del circo, e questo è bello perché è un circo magico, pieno di magia, quindi mette insieme elementi come il circo, che adoro, non quello con animali, quello senza animali mi piace, tipo le Cirque du Soleil, che sono tutti acrobati. Quindi metti circo figo, metti elemento di magia, metti mistero, metti sfida, fichissimo, basta. Mi hai già comprato e non ha tradito per niente le mie aspettative. E devo dire che in alcuni tratti l'ho trovato un pelino prolisso, però dettagli, ecco, nel complesso mi è piaciuto tantissimo. Poi non posso che citarvi il libro che mi ha fatto piangere come una fontana mentre ero sul lettino al mare. Ossia, 7 minuti dopo la mezzanotte di Patrick Ness. Tutti lo elogiano e gridano al capolavoro, soprattutto per i disegni di Jim Kay. Sì, nulla da togliere ai disegni di Jim Kay, però porca miseria quanto fa piangere questo libro. Tant'è che è uscito il... non mi ricordo se è già uscito il film in America o deve uscire, e arriverà sicuramente anche in Italia, e io penso che non lo andrò a vedere perché... se ho pianto così tanto per un libro, non oso immaginare il film e cosa mi farà. Nonostante mi abbia fatto piangere come una fontana, lo metto nei libri più belli del 2016 perché sfido io a farmi piangere così tanto, capite? Cioè, è stato proprio bravo. Mannaggia lui. Ultimo, ma non per importanza, libro, io vi cito La casa per bambini speciali di Miss Peregrine. L'ho amato alla follia. Ho sentito pareri un po' discordanti su questo libro, c'è chi l'ha odiato, chi ha detto che non era nulla di che, chi non gli faceva né caldo né freddo, chi invece l'ha elogiato. A me devo dire che è piaciuto davvero 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 molto. Questi erano i miei libri di tutte le tipologie che mi hanno lasciato di più il segno in questo 2016. Come al solito io adesso vi saluto, vi mando un grosso bacione, ci vediamo al prossimo video e sotto nell'info box trovate link a tutti i libri che vi ho citato, link al canale YouTube e Instagram di Fede, del mio vlog di libri, link miei extra YouTube per potermi seguire. Un bacione e al prossimo video, ciao!